Salve a tutti, sono Stefano. Come vedete ho una confessione da farvi. Io per mio stile di vita, la mia scelta, non esco di casa da tantissimi anni. Cioè saranno una decina, una quindicina d'anni, che più o meno io esco di casa pochissime volte, a parte per fare la spesa e tra l'altro quando possibile cerco di farla di notte, oppure per andare a trovare i miei genitori che sono anziani, oppure per andare a trovare la mia ragazza. A parte queste tre possibilità, e a parte alcuni inviti a cena, a pranzo, che mi sono stati fatti da amici, ma ormai questo succedeva 5-6 anni fa, diciamo che io negli ultimi 10 anni non sono mai uscito di casa, perché effettivamente a me non frega un cazzo cosa c'è in casa, cioè nel senso che ci sono andato in giro, sono andato anche in giro un po' per il mondo quando ero più giovane e ho visto un sacco di cose, poi dopo un po' ho visto che erano sempre le stesse cose, sì, gli aspetti un po' diversi, ma i processi, i meccanismi, gli individui, i contesti, sempre la stessa cosa, per cui di fatto ho detto, beh, lì non c'è niente che mi dica niente di più, niente di diverso, di più interessante di quello che c'è qui dentro a casa mia. Io qui ho un sacco di film tramite internet, riesco ad andarne anche molti altri, a me piacciono molti film, mi piacciono molto le serie, anche quelle vanno spesso, le analizzo, cerco di comprenderle. Attraverso i social ho anche qualche spaccato degli esseri umani, del loro modo di interagire, che è anche un pochino più, come dire, privo di difese rispetto a ciò che avviene invece dal vivo, perché dal vivo la gente ha un po' più paura, no? Esprimere le sue effettive opinioni, impressioni, emozioni, più inibita dal vivo, mentre online si lascia un po' più andare, per cui riesco a vedere un po' meglio alcuni processi in maniera più nuda, più chiara, che sono altre cose che mi interessano. Poi essenzialmente a me interessa me stesso, per cui io sarò principalmente me stesso, sarò le mie reazioni, sarò il mio modo di interagire, di vedere, di capire, di evolvere se vogliamo, sperabilmente. Poi c'ho due gatti che sono fantastici, insomma, mi fanno un'ottima compagnia, addirittura riescono a spaccarmi anche i coglioni, anche a me poi spaccatore il coglione, molto utile, anche se su questo devo dire che i miei vicini se la cavano benissimo. Questo per dire che queste restrizioni, queste costrizioni attuali a me proprio non mi fanno un baffo, cioè ormai hanno cambiato, ne merito cazzo. Per cui di fatto quando io scrivo, e sto scrivendo molto ultimamente, su quanto queste restrizioni siano assurde, esagerate, dannose e pericolose, eccetera, eccetera, non è che lo faccio perché mi stanno danneggiando, ma non stanno facendo proprio niente. Lo faccio perché ritengo che stiano rendendo il mondo peggiore in modo tale che tra un po' probabilmente questo peggioramento arriverà a rompere i coglioni anche a me, cosa che io proprio non voglio. Cioè finché rompe i coglioni a tutto il resto del mondo, se la beve, vabbè, cazzi vostri, cioè, non mi riguarda, non mi interessa. È che non voglio che rompa i coglioni a me. Quindi il mio è, come dire, un lavoro di prevenzione. Sapete un po' questa cosa che adesso va di moda, prevenire. Ecco, sto cercando di prevenire quanto possibile, diciamo, operare nei miei limiti per aiutare, evitare certi sviluppi che trovo particolarmente fastidiosi. Adesso vi racconto una piccola cosa, poi chiudo. Oggi sono uscito di casa, una cosa appunto non facevo una settimana, perché me ne frega un cazzo, uscito di casa. Sono andato a prendere il cibo per i gatti, sono andato a fare la spesa e ovviamente ho incontrato una marea di persone con la mascherina che non riuscivano neanche a respirare, a parlare, la cassiera mi diceva dice, scusa, in che lingua stai parlando, ce la fai? E, no, ma lo capisco, insomma, E fino a lì niente di particolarmente curioso, a parte il fatto che gente con la mascherina, con i guanti, che poi si gratta il naso ogni 10 secondi, c'era una tizia davanti a me in cassa che stava attentissima a non avvicinarsi, anzi addirittura a un certo punto, ma questo è successo prima, stavo nel banco della frutta, mi sono allungato per prendere dei pomodori, c'era un tizio che era a un metro e mezzo di distanza, ha visto che mi allungavo, ha fatto un salto di lato, tipo aiuto, arriva la peste nera, e io sono scoppiato a ridere, mi dispiace, perché poverino l'ho visto nei suoi occhi che si è offeso, l'ho ferito, però c'è, che cazzo, c'è un limite a tutto, cazzo, questo qua fa jumping jack flash, per parlare, cazzo, vabbè.
Comunque, dicevo, la tizia in casa si è toccata, grattata il naso, si è toccata i capelli, si è infilata la mano dietro la mascherina per grattarsi, non so, la barba, ci avrà avuto sotto, non so. Ma che cazzo lo porti a fare la mascherina e i guanti se ti devi grattare la bocca e il naso ogni 10 secondi? Ora sei scemo, cioè scema, però vabbè, lasciamo perdere. Il fatto che volevo raccontarti, ci arriverò, giuro, è che dopo aver fatto sti giri, tornando a casa, sono passato davanti a un parco, perché io abito vicino a un parco, non a caso ho scelto la casa vicino a un parco, ho detto se proprio devo abitare ancora vicino all'umanità, perlomeno che ci sia uno spazio un po' più naturale, no? Sono vicino a Milano, vicino a una città di merda, per cui vabbè. Ho detto, ragazzo, faccio un giro al parco, roba che non faccio da sarà 2 anni, 3-4 anni, non so cosa c'è. Comunque, insomma, dico, faccio tutto un giro al parco, c'era il sole. Vado al parco, parcheggio, ovviamente non c'è nessun problema a parcheggiare perché sono tutti parcheggi liberi. E scopro che gli ingressi al parco sono nastrati, cioè c'è il nastro rosso e un avviso della polizia che dice non entrare per evitare assembramenti. Cioè tutto il parco ettari di erba, alberi, vuoto, con intorno un bel nastro rosso. A tutti i margini del parco, cioè attorno a sto nastro rosso, bambini, signore con i bambini, gente in bicicletta, gente che corre, che giocano a calcio, sul cemento, con tutto il parco verde nastrato, non entrare, è pericoloso. Cioè, cazzo, io sono cominciato a ridere di nuovo. Io in questi giorni qua sto ridendo tantissimo. Non credo di aver mai riso così tanto negli ultimi 3 anni. C'è una cosa be bella, anche perché ridere fa bene alla salute, ci aiuta. Dicono che boh, sì, ci sa il cazzo. Non intendere queste cose. Però dicono che faccia bene. Comunque, insomma, ho riso un sacco. E poi ho detto, vabbè, basta, torno a casa. Non posso fare un giro in parco, fare una passeggiata lungo il marciapiede attorno al parco. Anche no, dai, mi sentivo troppo un coglione. Per cui ho detto, torno a casa. Torno a casa, cioè 4 metri più in là, e scendo nel box con la macchina, no? Per scaricare la spesa e tutto. Scendo nel box e trovo che nel box ci sono i bambini del palazzo che giocano a calcio. Con i genitori intorno anche. Cioè facevano una partita di calcio dentro i box delle macchine, perché nel parco non potevano, nel parco era vietato. Ecco, questa è la realtà in cui viviamo. E questo è il mio messaggio dalla terra del coronavirus. Mordor, anno AD 2020. Statemi bene e mascherate.